E oggi, cari amici, ritorniamo nella serie di Poppy Playtime. Oggi siamo qua per scoprire nuovi segreti in arrivo su Poppy Playtime, capitolo 3. Voglio scoprire qua insieme a voi l'identità del nuovo mostro che è stato presentato. Ebbene sì, pochi giorni fa gli sviluppatori hanno mostrato un'immagine molto importante perché ci fa vedere la data di uscita del nuovo teaser trailer ufficiale. Ma lì vediamo pure una prima anteprima di uno dei nuovi mostri che andremo ad affrontare. E io voglio scoprire chi è quel mostro. Vediamo una zampa, un qualcosa, ma chi è realmente? Cosa si nasconde lì dietro? Lo proviamo a scoprire qua in questo video, ma prima di partire mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ma adesso direi di partire, cominciamo. Tra l'altro qui con me guardate chi c'è. C'è il buon Aggie Waggie a farci compagnia all'interno di questo video. Allora caro Aggie, come va? Tutto bene? Tra l'altro non so se ci avete fatto caso, ma tipo siamo quasi in pandan, perché lui è tipo tutto blu, no? Io ho la maglia azzurra, no? Però vabbè, blu azzurro, da un certo punto di vista sono quasi, cioè si assomigliano, vabbè. Ci manca soltanto che mi metto dei guanti gialli e divento pure io una Kiwagi all'interno di questo video. Solo che con questo caldo si schiatta, quindi io dei guanti non me li metterei mai. Vabbè, mo Aghi non so dove metterlo, ti metto di là, va, ti lancio e mi cade a terra. Mi è caduto a terra. Vabbè, lasciamo perdere, adesso scopriamo appunto insieme tutte quante le novità. Ma prima di vedere appunto sta roba qua, voglio fare tipo una sorta di ripercorso di tutte quante le immagini che sono state presentate, perché sono molto importanti per riuscire a comprendere come sarà fatto questo mostro. Che cosa nasconde? Ma ovviamente questo lo sapete già. Questa è un'immagine sempre ufficiale per quanto riguarda Poppy Playtime, capitolo 3. Dove però in realtà non è che ci sono tante informazioni. Cioè, per il momento noi la vediamo qua, ma non è che si vede più di tanto, no? Perché noi possiamo zoomare quanto vogliamo. Possiamo notare che ci sono tutti quanti gli altri mostri, come ad esempio PJ Pagapillar, Candy Cat, Bogeybot, Aggie Waggie, Mommy Longlegs, Poppy, Kissy Missy, Brawn, il dinosauro, quello che mangia sempre sano, quindi mangia sempre tutto quanto salutare, non mangia tipo conservanti, quindi a posto, lui si tiene bene a dieta. Poi c'è Banzo Bunny e infine Cat B. Vabbè, comunque, un'immagine che però, qui a vederla così, vediamo soltanto una prima informazione, ossia questo qua. 7:19 PM, e infatti nel pomeriggio del 19 luglio è stata pubblicata l'immagine che abbiamo visto nel video precedente, no? Fra poco ci ritorniamo perché lì proprio vediamo delle cose molto importanti per quanto riguarda il nuovo mostro. Ma non solo, perché adesso poi, sempre qua all'interno di questa immagine, se noi applichiamo dei filtri, possiamo scoprire tanti bei segreti interessanti che adesso vi faccio vedere tutto quanto. Ed ecco qua! Qui l'abbiamo illuminata. Qui abbiamo scoperto due dettagli in più che prima non c'erano, ossia ovviamente il numero 3 qui sopra, che possiamo vedere tutti quanti, no? C'è sto numero 3 lì, che ovviamente indica il capitolo 3. Se non è che pensavano un numero così a caso. Oppure potrebbe significare anche qualcos'altro, perché nel terzo capitolo potrebbero esserci magari tre cose. Vi ricordate infatti su Project Playtime, quando abbiamo scoperto quel poster misterioso del Plicker? C'erano tre mostriciattoli che stavano correndo all'interno di quel poster. Quindi può darsi che il numero 3 si ripeterà molto molto spesso all'interno del gioco stesso. Non è nulla da escludere sta roba qua. Poi, non solo, perché sempre qua possiamo notare una sorta di immagine che si viene a creare all'interno del fumo. Guardate qua, infatti, sembra che ci sia un'immagine, una foto, una faccia più che altro. Sembra una faccia di un qualcosa, di un nuovo mostro. E quella potrebbe essere forse la faccia del nuovo mostro che noi andremo ad affrontare. Ma che roba, ma che bello! Poi comunque c'è sempre sta roba qua del gas, io non so voi, ma sta roba del gas si ripete molto spesso, quindi secondo me Gas Mask sarà utile per affrontare appunto queste situazioni, ma su questo fra poco ci arriviamo, perché anche Gas Mask è un argomento di questo video. Successivamente, sempre gli sviluppatori hanno mostrato questa immagine, dove praticamente c'è la telecamera che si accesa, però qua, ecco, io non vorrei dire, ma non ho capito nessun dettaglio per quanto riguarda il terzo capitolo, perché non c'è niente, non ci sono numeri, non ci sono, c'è una G. Cioè, praticamente c'è tipo la stanza di Aggie Waggie presa dalla telecamera, ma niente di più, anche qua le varie icone. Infatti non ho capito perché hanno messo questa immagine gli sviluppatori. Cioè, anche applicando i filtri non c'è nulla di particolare, nulla di rilevante. Un'immagine messa così, vabbè, è comunque un'immagine che riguarda il terzo capitolo. Non si sa come, è sempre collegato col terzo capitolo. Fatemi sapere qui sotto le vostre opinioni, come mai questa immagine si potrebbe collegare col capitolo 3 di Poppy Playtime. No, no, seriamente, sono curioso perché io qua per il momento sono giorni che l'ho guardata questa immagine e tuttora
ancora non capisco come si collega al capitolo 3. Forse torneremo all'interno di questa stanza e chi lo sa, lo scopriremo molto molto presto. Poi, comunque, come vi dicevo, c'è sempre la questione della gas mask. Quindi ritorniamo su questa immagine, quella che c'è all'inizio video. Gas mask, noi abbiamo fatto un sacco di teorie, è stata presentata praticamente nel mese di agosto del 2022. Per il momento abbiamo soltanto immaginato che potesse essere o un mostro o un oggetto da indossare. Però, come abbiamo ben visto, il gas si ripete spesso all'interno di queste immagini di Poppy Playtime 3. Quindi può darsi che andremo a scoprire una zona coperta di gas e questo potrebbe confermare l'ipotesi che Gas Mask non sarà un mostro che dovremo affrontare, ma sarà un gadget, come ad esempio il Grab Pack. Quindi da un lato avremo il Grab Pack per le mani, dall'altro lato avremo Gas Mask, e magari questa maschera antigas potrebbe avere anche altri poteri, no? Come, non lo so, la visione a raggi X, visione a calore, non lo sappiamo per il momento. Fatto sta che comunque sarà sempre utile se vogliamo entrare all'interno di queste zone piene di gas, altrimenti il player ci schiatta direttamente, appena va lì, inizia a respirare e schiatta subito all'istante. Ma adesso è arrivato il momento di scoprire qui con voi appunto il nuovo mostro ufficiale di Poppy Playtime in capitolo 3. Ed eccola qua, l'abbiamo vista ieri questa immagine, però adesso voglio analizzarla molto molto meglio. Perché allora, come potete ben vedere, qui c'è una zampa viola che prende il corpo di Huggy Wuggy. Purtroppo il peluche di Huggy è lì a terra martoriato. Cioè veramente sto Huggy Wuggy sempre martoriato, pure nella realtà il mio Huggy Wuggy adesso è caduto lì a terra martoriato. Ci manca soltanto che sbuca fuori un animale che se gli prende il peluche se lo porta via. No, sarebbe tutto normale, non ci sarebbe da stupirsi. Comunque, possiamo notare questa zampa, che se illuminiamo meglio possiamo vederla ancora meglio, con la scritta qui che abbiamo visto pure nel video scorso, che tecnicamente significa rallegrati con la gioia, una roba del genere. Ma la cosa che a noi più ci interessa, appunto, questa zampa. Ma cos'è? Allora, possiamo notare meglio innanzitutto la faccia, quindi con questi due occhi rossi che ci fissano in quel modo. Degli occhi che a quanto pare però sono piccoli. Di chi saranno mai questi occhi? Saranno forse del prototipo o del mostro dalla zampa viola? Per il momento lo chiamo mostro dalla zampa viola perché non sappiamo ancora che cosa sia. Potrebbe essere qualunque animale, non so, un cane, un gatto, un uccello, un drago, o forse qualcosa che non sia collegato con nessun animale, come ad esempio Boxy Boo. E lui non è un animale, è il cosetto che esce fuori dalle scatolette. Per il momento potrebbe essere qualunque cosa. Però un dettaglio che ho notato, guardate bene quelle zampe, queste non sono le zampe da mammifero, cioè qua ci sono i peli sulla zampa. Ma queste non sono zampe di cane o di gatti, soprattutto di gatti perché i gatti hanno gli artigli. Queste sono zampe che, non lo so, sembrano quelle di una gallina. Perché poi qui vicino ci sono appunto quelle sorte di mezze squame che hanno soltanto le zampe da uccello. Quindi il nuovo mostro potrebbe essere o un metà uccello o un metà mammifero, un qualunque cosa. Sappiamo soltanto che ha queste zampe viola. E tra l'altro, già che ci sono, voglio pure parlarvi di una teoria che ho visto recentemente su YouTube. Alcuni youtuber molto molto famosi a livello mondiale hanno sostenuto che questa qui sia la zampa di Candy Cat. Allora, non vorrei dire, cioè, ora, non so voi, ma questa zampa, ma seriamente potrebbe essere di Candy Cat? No, seriamente, c'è Candy Cat, ha una zampa completamente diversa, un colore diverso, eppure questi youtuber anche molto molto famosi, che hanno pure oltre il milione di iscritti, sostengono che sia di Candy Cat, no? Cioè, a posto proprio, ma com'è possibile? Ma dai, allora, una cosa comunque sicura, di qualunque sia questa zampa, è sicuramente di un mostro che noi finora non abbiamo mai visto e mai abbiamo sentito nominare, perché come ben sapete, i mostri, i villain che vengono aggiunti nei giochi dei mob games non sono mai gli stessi dei capitoli precedenti. Ad esempio su Poppy Playtime capitolo 2 hanno aggiunto Mommy Long Legs, che era un nuovo mostro che non c'era su Poppy Playtime 1. Su Project Playtime hanno aggiunto Boxy Boo, anche quello un nuovo mostro che non c'era negli altri capitoli di Poppy Playtime, nonostante comunque Project Playtime e Poppy Playtime siano comunque collegate tra di loro. Quindi il nuovo mostro che troveremo su Poppy Playtime 3 non sarà un mostro collegato con gli altri, cioè è qualcosa di nuovo che vedremo per la prima volta. Quindi questo non può essere sicuramente Candy Cat, non può essere di nessun mostro che noi abbiamo visto prima. Fatto sta che sarà qualcosa di veramente molto misterioso e molto cattivo. Cioè guardate qua con quale cattiveria afferra il peluche di Huggy Wuggy, veramente con tanta tanta cattiveria. Probabilmente lo vedremo anche nel playcare, quindi restate sintonizzati. Adesso voglio pure farvi vedere un'altra teoria che si collega con questo mostro, quindi la faccio vedere adesso, va, senza fare troppi giri di parole. Vi ricordate, no, queste vignette che vi avevo mostrato un po' di tempo fa all'interno dei miei video? Praticamente fanno vedere la storia di Banzo Bunny come è diventato cattivo. Banzo Bunny era alla ricerca delle uova e si è intrufolato all'interno di questa
porta, che voi lo sapete bene, questa è la porta di Poppy Playtime 2, quando esce fuori il prototipo per portarsi via il corpo di Mommy Long Legs. Ecco, da qui finalmente scopriamo che cosa c'è realmente lì dietro, perché Panzo Bunny si intrufola di là e si ritrova qui dentro, una sorta di ennesimo magazzino dove ci stanno scatole e pezzi di giocattolo, no? Però, guardate qua sopra, c'è tipo un uovo. E Panzo Bunny lo vuole prendere. Ovviamente lui ha con sé il Greppak, infatti utilizzerà le mani del Greppak per prenderlo. E si ritrova sta roba qua una volta che lo prende. Si rompe l'uovo e dentro c'è questo mostriciattolo che non sappiamo che cosa sia. Ecco, questo mostriciattolo potrebbe essere ad esempio un collegamento con il nuovo mostro di Poppy Playtime 3, oppure potrebbe essere qualcosa sempre collegato con il terzo capitolo. Insomma, per il modo posso fare tante teorie per quanto riguarda il nuovo mostro, ma veramente un sacco. Ma una cosa è certa, questo non è Candy Cat, non è Candy Cat, fidatevi, perché i colori non ci assomigliano proprio con nulla. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione per quanto riguarda questo mostro, perché sono veramente molto curioso. Soprattutto fatemi sapere le vostre teorie. Tenetevi pronti perché il 26 luglio finalmente uscirà il teaser trailer ufficiale, quindi ci saranno tante novità da scoprire insieme. Io quindi direi di fare una cosa per il momento, direi che posso finire quel video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spolleciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre vi auguro una buona giornata, buona serata, buona notte. Ciao a tutti e buon panino a tutti.